Per scrivere questo libro ho tratto ispirazione dalle centinaia di lettere d'amore ritrovate in una vecchia scatola di scarpe e che erano le lettere che mio padre mandò a mia madre durante il periodo della guerra, la Seconda Guerra Mondiale. E in un certo senso queste lettere che raccontano un amore tra un autiere che si trovava al fronte, una sartina che lo aspettava nella sua casa di Catona, in un certo senso è una storia emblematica della stessa storia di milioni di coppie, di persone, di uomini e di donne a cui la guerra, quel periodo della guerra, rubò gli anni della gioventù, gli anni più belli, gli anni magici, di quando si fanno i sogni per il futuro, di quando si sogna a colori su quella che può essere la propria vita in futuro. Ecco, allora in questo libro per certi aspetti è proprio un omaggio alla storia di tutte queste persone, che ripeto sono milioni di persone, che hanno sacrificato gli anni migliori della loro vita per una guerra che loro non avevano voluto, ma che si sono trovati gli uomini maschi a combattere e le donne ad aspettare pazientemente il ritorno dei loro uomini, pregando ogni giorno soprattutto perché tornassero vivi.